Ok, eccoci qua ritornati ragazzi, perché è successo il mega bug. È crashato tutto. Vabbè. Allora, riprendiamo da loro. Dice che non siete tra gli amici. Che gioco del cazzo. Ma che gioco del cazzo. Mi dovete rinvitare voi. Io non sono entrato da nessuno. Quello qua lo state sentendo. Ora ve lo faccio vedere in real life. È proprio lui. Proprio lui. Proprio lui. Non è vero. Non c'ho manco la webcam attiva. Scusami, scusami bro, mi ha invitato Guglielmo Bear, mi ha invitato uno più forte. Aspetta, Capito? chiamato a nome. Aspetta. Mamma, sei ancora là? La boccia. Buccia. Ma pure se ora ha fatto la gara. Sì, pure ora ha fatto la gara, oi. Ma sì, pure il casello l'ha fatto la gara. Sì, pure sì. No, però non devi fischiare, bro, non devi fischiare. Perché io sto in live e non si può sentire tu che fischi. Quanto è bello il mio ninja qua. Voglio la lucertola. Ma tu già sei il pass 100. Come hai fatto a fare shoppato? Ovvio. No, non è vero, certo. Ripeto, sei livello 48. Vedo il livello 51. Perché tu che livello sei? 48. Vabbè, 51, non è che sta... Vabbè, però sono un bel po' tra i livelli. No, fra, comunque fa paura sto piccone del passo, ma di giugno c'è troppo. Abuso. Ah, vai fino a quella. Tanto ormai. Supportate il Ma creatore. Dark, ma giochi da computer tu? Certo. Ma è più facile da computer. Sto al controllo. Ah. Ma perché è crashata la live che andava bene, molanca? Ma boh, fa niente, mi accontento, basta che sono un poco impennato. Fuck. Questo non mi è piaciuto da vedere il lato. Oh, ma io ho fatto un botto di danno a uno, era bello forte. Gabri, vai da quello là che ho ucciso io, cioè ho quasi ucciso io. È rimasto un po' in sciabita, però. Ma pure non hai sentito una voce particolare? Cioè...
Che non trovo l'altro bomba. Allora, per trovare l'altra bomba si fa così. Rip. Con le ali volo, vero? Con le ali volo, vero? No. Stavo venendo. Eugino? Sto venendo. Ucciso uno. Vabbè. Sono giù. Cosa? Vale, falla. L'hai pelato. No, bro, l'ho colpito. Vada di qua. Come l'hai fatto a filare, bro? L'ho colpito. L'ho colpito, no? No, no. Ah no, no, scherzo, sto inizio 51. Sto proprio inizio livello 51. Io sono. GP, che livello sei tu? Normale. 46. 48. Ok. Vai. Matteo, ma e chi è il Darko? È Geppi. Ma qua. Ah, ciao Geppi. Ciao. Gabriele, ho cambiato televisore. Sono il cugino di Geppi. Certo. No, vabbè. Gabriele. Vero. Vero. Una voce un po'... No, vabbè, la canta è di Geppi, però mi sta andando su. No, non so se crede. Vabbè, capire comunque ho cambiato che mi sono vicino. Vado a denunciare alla polizia postale. Lo vado a denunciare alla polizia postale. Chiamo mio cugino, chiamo mio cugino. Ma si chiama mio fratello, che è più grande. Mio fratello ha 22 anni, se vuoi lo chiamo. Beh, non sono lì. Senti, Gabriele. Ok, no, ma chiama mio cugino, perché tu stavi ridendo di me. Anzi, no, chiama Giorgio. Io comunque sono Francesco, le presentazioni. Tu come cazzo ti chiami? Antonio. Antonio. Ah, allora sei tu quello stronzo che mi mandava le catene di Sant'Antonio. Perché c'era scritto non ci sta mia mamma, ma questa è una catena di Sant'Antonio. Quindi sei tu che me le mandavi. Gabri, comunque io sto in cucina con un televisore che non c'ha manco due pollici, no, tipo. Oh. E l'ho fatto tutto perché voglio proprio giocare la prima, perché non voglio spiegare. Sì, però cioè, se video video 10, non mi dovete pigliare in giro, per favore. Se no io, ma mio fratello, vi denuncio alla polizia postale. Che prima Matrix ha fatto una figura di merda. Che pensavate che non era vero. Non era vero. E invece ho chiamato a mio fratello e gli ha fatto fare, gli ha fatto la partaccia. Quindi è meglio che non mi sfidi. Bene. Tutto questo. Morto. Una terra. Bucami. Vabbè. No, stavo dicendo fortissimo, invece è un po' un abbetto, mi sa. Non avevo armi, sì. Ma bravo, fai una terra. Vuoi un'altra terra? Ma che non avevo armi. Vedi, Matrix è forte.
forse matto. Non è matto. Certo. Matix lo conosco da più tempo, cioè da mezz'oretta, quindi è più forte secondo me. Da mezz'oretta. Allora Matix, allora Matix. No! Guarda, ma ha shottato! Scrivimi! C'è tanto uno blu? Però c'è il supporto comunque. Guarda. Non c'è sta uno da me. No, mi hanno ucciso. Va bene che chiama mio fratello. Va bene, va bene. Ti preoccupare. Allora, scusa, stai insultando un mio fratello. Io sono Giorgio comunque. Prima le presentazioni da persone grandi e mature. Io sono Giorgio. Tu chi sei? Ma come fa a cambiare voce? Ma che cos'ha, qualcosa? Allora? No, perché... Cioè, qua... Sta insultando mio fratello. Perché non sta piangendo mio fratello. Ah, che... No, scusa, no, perché sono messo a ridere. Ancora? Ok, guarda che io chiamo sì, no, te lo può dire anche Matix, che prima lo stavo pigliando in giro mezz'ora fa. Si è calmato subito perché stavo chiamando la polizia di strada. Davvero. Ma ve lo passo. Assaggi. Eccomi, ma perché mi insulta le destre? Mamma. Allora. Guarda perché fa così. Oh, lo voglio conoscere quel bambino. Mario, ci ho sempre avuto tre. Quanti anni ha Mario? Quanti anni ha Mario? Come fai a sapere il suo nome? È perché tu gli hai detto Mario così. Ah, no. Ciao, 9 anni. Quasi 9 anni. Io ce n'ho 6. Ci vogliamo conoscere, chiedilo. Mario, vuoi conoscere un bambino di 6 anni? Ha detto di sì. Ok, allora passa. Si chiama Francesco. Passamelo. Passamelo. Non ci credo, capo. Non ci credo. Bravo, bravo. Poi dice se muore. Va, Gabriele, abbandona, tanto fa niente. Lo fa. Facciamo un po' di diretta qua. Francesco. Come Federico o Francesco? Come ti chiamavi? Io mi chiamo Francesco, che è Federico? Francesco, passami a tuo cugino. Giorgio si chiama, Giorgio. No, Giuseppe. Perché? Perché? Passa. Però mi senti proprio il rumore delle cuffie che gliele dai. Vabbè. Aspetta. E voglio, aspetta, però mentre lui parla voglio sentire anche la tua voce. Okay. Così la conferma che siete due non è la stessa persona. Ok. Geppi! Eccomi, che c'è? Deve parlare. Fai parlare al tuo cugino? Fai il mio... Tu continua a parlare, bro. Continua a parlare. Ok, no, è la stessa persona, perfetto, è la stessa persona. Ma quanto mai, io? No, no, oh, quello là ti denuncia la polizia postale. Ma lo fa sempre questi scherzi. Da mio cugino la polizia postale, anzi... Da mio fratello, che mio fratello... Cioè, mio fratello... È più bello. Fra il più grande ha 22 anni e seconda cosa mio padre lavora alla Epic Games, quindi devi dire addio a Instagram, a
a Facebook e a WhatsApp. Capito? E anche attaccante perché. Ah, stai ridendo di me, benissimo. Benissimo. No, scusa, scusa. Giorgio! Chiama Giorgio, urlalo. No, no, non chiamare Giorgio. Non chiamare Giorgio. Urla Giorgio. Quindi non lo chiamo. No, la smetto, la smetto. Yeah, andiamo a Giorgio un attimo. Dici Giorgio. No, lascialo stare, dai. Ragazzi, sentite, ma io sono piccolo, cioè. No, raga, che è successo? Non siete più la TV. Oddio. Oddio, che cos'è? Ragazzi, si da questa padetta nuda. E poi praticamente si da una qualcosa che glielo infilavano dietro, ma che cos'è? Ma l'ha detto. Non ho niente. Mi scoppio una vita. Ma lo sai che io so scrivere puttana in tedesco? Cioè oh no! So dire anche... Reich. So dire anche i numeri in tedesco, da 1 a 3. È vero, è vero. Anzweidrei. Ma io ho la mappa del tesoro. Che nave. Io ce la metterò tutti nel tutto blu per qualcuno. Terra? Già vuole? Oh, no, io ma io vado alla mappa del tesoro. No, Jumper, ma no, quella ci dice da blu. Scusa, però sei forte, Jumper, sei forte. Grazie. Ma chi è che ha messo una terra? Io, vieni qua, Francesco, comunque c'è un bar ricettico. E per te, ti faccio un regalino. Franci, girati. Neanche io, ci mai riuscito. Ho una piccola pecca. E non ce l'ho neanche io. Non è vero, tu ce l'hai perché tu l'hai preso. No, me l'ha dato lui, ne ho precisamente 5. Facciamo per questo. Vabbè, non fa niente, dai. Se no te l'avrei dato. Non è a vero, tempo... sto mentendo, Giorgio. Cioè, non è vero. Vabbè, e vedi, io ho pure la smobica, no? Ti denuncia... Ti denuncia la polizia postale, cioè... Però? Vedi un'altra volta di me, ok? Bravo. Come bravo? Ma stai dicendo a te. Quindi non ti stai mettendo paura di me. No, no, io pensavo a Mattia. A Mattia, pensavo. No, no, a te, a te. Quindi dici perché mio padre lavora alla Epic Games. Quindi dici addio a Instagram, a WhatsApp, a Facebook e al tuo account Epic Games. Vabbè, dai, ora abbiamo fatto pace, siamo buoni amici, non... Quindi però se tipo non mi insulti più, io ti regalo i pack gratis. Ok, grazie, gentilissimo. Però non mi devi insultare. Ok. Mi stai insultando? Va bene, no, ti vado a denunciare la polizia postale. Non ho detto niente. No, ah, non ha detto niente. Sto mariuolo. Sto mariuolo, guarda questo. Tu vai a pigliare i pesci, vero? Per rubare. Fai il pescivendolo, vero? Poi io vi sto portando una... Aspetta, ma tu, voi conoscete una vecchia che ti dio peschioni? Voglio, ma io vi sto portando ragazzi, uno scarico e una... Quello là, io infatti me lo vado a denunciare domani, mio fratello va, perché quello là mi ha iniziato a insultare la mamma. Quindi dice, lui dice addio a Instagram, a Facebook, a WhatsApp. Oddio, gente! Ucciso uno. Arrivo. Che headshot? C'è troppo forte. Ucciso. Raga, mi puoi compagno. C'è un punto del nonno quel tizio là. Sì. Lo vengo a prendere. Lo vengo a scopare. Vengo a prendere. Mezzo la polvere, eh? C'erano soldi, c'eravamo io e te. No, poi ma io sono messo troppo bene. Ma
te. Voglio, vi posso portare uno scarso se volete. La gamba. Cosa? Ho fatto un headshot. Metti un bocca, adesso la gamba. No, va. Uno, ho fatto 25 in testa. Ah, ma la gamba non mi fa l'altro. Facci due cazzo. Sto qua, sto qua. Guardate un attimo. Mattiamo, che lutto della Madonna c'hai? Vai, spara! Spara! E vabbè, 20 anni. Oddio! Usce molto. Bella. Guarda. You are very new. Yeah. Tu sei nabo in mezzo alla polvere? Io. No, 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 Matrix. Perché quali sono le conseguenze? Forse tu lo sai. Perché poi chiami tuo padre, che sei nella Epic, che ti bollo Instagram. No, Instagram. Facebook, WhatsApp e tantissime altre cose. Mamma, dove sei? Ma il cornetto è quello che devo accendere. Cioè, per quanti minuti? E che lavoro fa? E quanti minuti? Sì. Quanti minuti? Vabbè, dicevo, quanto dura. Babbo, ciao. Beh, ciao. E che lavoro fa? No, ma non mi deve far ridere quando parla con mia mamma. No, veramente, che lavoro fa, dai? È una puttana. La puttana? Ma che stai dicendo? Non si dicono queste cose. Chiama Giorgio. Ha detto una parolaccia. Giorgio! Oh, ti sta prendendo in giro? Bene, chiamalo, possiamo fare. Oh, ti sta prendendo in giro, Jumpy! Non è vero. Jumpet si dice. Raga! Raga, sta scrivendo. L'avete visto? Sta scrivendo. No, no. Sta scrivendo. Dark, Francesco sta scrivendo, mi sta scrivendo su WhatsApp. Brutte parole su di me. Sta dicendo non mi ha scritto da tu. Fa brutte cose. Marta! Ma non è vero, bugiardo. Sì. È bugiardo. Ma scusa, gli ho detto figli di puttana. Dove andiamo? Dove fa? No, no. Raga, lì fa tizio e poi si... Ma Gabriele, che genitori? Francesco, c'è pericolo! Pericolo, pericolo! Gabriele, i tuoi genitori? Mio padre non ho capito dove è andato, ma vado di lì a casa. Oh. Non mi sono tutte persone del mio comune, quindi... Facciamo sta partita. E basta. Se no chiamo Francesco. Anzi, non devo... Chiedi scusa a tuo cugino da parte mia. Ok, Francesco chiede scusa a Giampi. Ma perché? Perché? No, perché Mattia diceva cose false che io lo insultavo, allora è un po' dispiaciuto. Ma perché volete ora richiamare? Ah, non ti preoccupare.
Abbiamo risolto. Cosa? Ah, io tengo un'altra mappa del tesoro. Cosa avete risolto? Stavamo litigando. Con mio cugino? Mm-hmm. E cosa hai detto mio cugino? Ha detto che teneva di genitore a lei a, che lavorava le Epic Games, dove ci bannava a Instagram, Facebook. Ma per, lui che dice Instagram, Facebook e WhatsApp, così dice. Mm-hmm. E lo so. Vabbè raga, la live si conclude qui, grazie di esserci stati anche stasera.